Un giorno un vecchio saggio sedeva ai bordi di un'oasi di approvvigionamento per cammelli, situata nel deserto, alle porte del Medio Oriente. Di sovente capitava che si fermassero dei viandanti a chiedere informazioni su quel posto. Un giorno un giovane gli domandò: «Non sono mai venuto da queste parti. Come sono gli abitanti di questa città?» Il vecchio saggio rispose con una domanda: «Come erano gli abitanti della città da cui venivi?» Il giovane disse: «Egoisti e cattivi. Per questo sono stato contento di partire di là.» «Così sono gli abitanti di questa città», gli rispose il vecchio saggio. Poco dopo, un altro giovane si avvicinò all'uomo e gli pose la stessa domanda: «Sono appena arrivato in questo paese. Come sono gli abitanti di questa città?» L'uomo rispose di nuovo con la stessa domanda: «Come erano gli abitanti della città da cui vieni?» «Erano buoni, generosi, ospitali, onesti. Avevo tanti amici e ho fatto molta fatica a lasciarli.» «Anche gli abitanti di questa città sono così», rispose il vecchio saggio. Un mercante, che aveva portato i suoi cammelli all'abbeveraggio, aveva udito le conversazioni e, quando il secondo giovane si allontanò, si rivolse al vecchio in tono di rimprovero: «Come puoi dare due risposte completamente differenti alla stessa domanda posta da due persone?» «Figlio mio», rispose il saggio, «ciascuno porta nel suo cuore ciò che è. Chi non ha trovato niente di buono in passato non troverà niente di buono neanche qui. Al contrario, colui che aveva degli amici leali nell'altra città troverà anche qui degli amici leali e fedeli. Perché, vedi, ogni essere umano è portato a vedere negli altri quello che è nel suo cuore.» Nel bene o nel male, noi vediamo e consideriamo gli altri sempre attraverso la lente del nostro cuore. Questa è una verità su cui merita riflettere e con cui confrontare la propria vita, se vogliamo darle un senso e renderla veramente dono d'amore per il Signore e per i fratelli. Se infatti coltivi e custodisci nel tuo cuore l'amore di Dio, nutrendoti delle sue parole nella preghiera quotidiana e confrontando con esse le tue scelte di vita, potrai scoprire e assaporare il buono e il bello nascosto nelle persone e nelle vicende della tua quotidianità. Potrai anche vivere secondo gli insegnamenti e il desiderio di Gesù e sarai nella pace e nella serenità, nonostante le sofferenze e le prove della vita. Se invece
sei una persona scontenta, addosserai agli altri i motivi della tua insoddisfazione e non gusterai mai le piccole gioie come chi, al contrario, prova ad accettare la propria vita così com'è, traendone fuori il buono che è nascosto in ogni singola situazione. Se sei irascibile, attribuirai al comportamento di chi ti circonda la causa della tua giusta rabbia e non conoscerai quella pace del cuore di chi invece, accettandole, affronta con serenità e pazienza le difficoltà quotidiane e le diversità dei fratelli. Se sei tirchio, vedrai spreco e sperpero da tutte le parti, e sprecone ti sembreranno le altre persone. Così difficilmente potrai gustare la piacevolezza e la bellezza di quello che ti è stato donato e che hai a disposizione. Se sei geloso, ti sembrerà che ogni persona intorno a te voglia portarti via l'affetto di colui o colei che ami, e renderai così la vita tua e degli altri un inferno, e ti autocondannerai ad una perenne infelicità. Se non ti piaci per le tue imperfezioni e i tuoi difetti che non accetti e vorresti essere più apprezzato e ammirato, ti chiuderai in te stesso. Ti sembrerà così di avere addosso lo sguardo critico degli altri e ti deprimerai, sentendoti sempre osservato e giudicato e magari anche deriso da loro. Se guardi con invidia il tuo prossimo, per come appare o per quello che possiede, rovescerai su di lui la tua frustrazione e, pur non conoscendolo veramente, lo disprezzerai in cuor tuo, privandoti così della possibile gioia e del possibile affetto che una nuova amicizia potrebbe portarti. Se sei lussurioso e malizioso nel tuo cuore, guarderai e sceglierai le persone in base al loro gradevole aspetto e sarai così più ben disposto verso quelle che ti piacciono di più, dimostrando loro maggiore gentilezza e simpatia. Ti priverai però del vero tesoro che, come dice Gesù nel Vangelo, non si consuma, non invecchia e non marcisce, e che è la pura bellezza del volto di Dio nascosta in ogni creatura. Ma solo ai puri di cuore è concesso vederla e saziare così quella sete, quel bisogno di amore e di vera felicità che tormenta nell'intimo ciascuno di noi. Quindi, in conclusione, quello che siamo, quello che coltiviamo nel nostro cuore, le scelte di vita che facciamo, nel bene o nel male, condizioneranno e caratterizzeranno sempre il rapporto con noi stessi e con gli altri. Così, se non viviamo nella volontà del Signore ad ogni costo, facendo dell'amore il timone della nostra esistenza, i nostri errati comportamenti, oltre a ferire coloro che ci vogliono bene, si ritorceranno su di noi. Ci renderanno ancora più amara e triste la vita di ogni giorno e, soprattutto, ci priveranno della serenità e della gioia
che nascono dall'accogliere con gratitudine l'abbraccio colmo d'amore del Padre.